Diciamo insieme addio quest'anno puzzolente. Sì, puzzo camembert francese. Cari beduini, Ster Corali porta specie. Su questo canale abbiamo visto di tutto. Abbiamo visto l'X Factor a stampo cattolico, la versione inqualificabilmente trash di Satisfaction di Cicciolina, l'album di Padre Maurizio con Salmo Tecno e Divertiti di più ma fanno con Gesù. Ma oggi aggiungiamo un nuovo, inaspettato tassello. Oggi vediamo uno special di Capodanno di un late show russo. Praticamente hanno fatto un finto festival musicale ispirato ai programmi TV anni 80 italiani. Cosa? Sì, è diventato virale non solo in Russia, ma anche in Italia, dove è rimasto tipo quarto in tendenza su YouTube per diversi giorni. 53 minuti di show con ospiti importanti, un sacco di sfottò, battute volgari e trash peggio dei cinepanettoni, ed è andato in onda la notte di Capodanno su Channel One Russia, che a detta di alcuni italiani che vivono in Russia è praticamente il corrispettivo di Rai 1. Numero 67. E come se tutto questo non bastasse, l'omaggio all'Italia non si limita all'ispirazione dalle nostre trasmissioni degli anni 80, ma l'intero show è parlato completamente in italiano con sottotitoli russi. Sì, buongiorno, mi scusi, riguardo lo show di Capodanno, ma che cazzo? Ma che cazzo? L'ideatore è Ivan Urgant, che oltre ad essere il sosia di Ruggero dei Timidi è un comico russo e presentatore, ma anche musicista, cantante, quindi possiamo dire un po' il fiorello italiano? Direi più Gianni Boncompagni o Renzo Arbore, nel senso che questo show si rifà a trasmissioni ben più vecchie tipo Drive-In o Disco Ring e tutti quei programmi che la Rai ci continua a propinare da 50 decadi come se fossero la novità del momento. Ognuno dei partecipanti si è scelto uno pseudonimo italiano, infatti Ivan Urgant è diventato Giovanni Urganti, che si esprime in un italiano maccheronico, che tanto maccheronico non è. Signore e signori, buonasera e on the Festival Musicale Ciao 2020. Conosco molti madrelingua italiani che risultano essere molto meno comprensibili di Giovanni Urganti, tanto di cappello. Come vedete hanno curato tutto nei minimi dettagli, i capelli vaporosi, i vestiti, le luci, la scenografia, persino il font della scritta Ciao 2020, è assolutamente credibile. Hanno fatto un lavoro devastante. E stasera ci guarda tutta l'Italia, Roma, Milano, Napoli, Genova. La serata parte una conduzione molto sanremese, come vedete, le similitudini non si fermano al conduttore. Infatti, qualcuno ha detto Como. Oh, signore e signori, Matteo Crustaldi. Ecco che arrivano le spalle, i comici cringeschi in linea con la comicità dei programmi Rai. Ho una storia legata a Como. Oh, prego. Una volta ho preso un taxi e mi sono svegliato sul lago di Como. E tutti ridono. Mi sono risvegliato sul lago di Como è una battuta? In un certo senso sì, perché questo Matteo Crustaldi, alias di Dmitry Krustaliov, poche settimane fa è entrato in coma. O almeno questo è quello che hanno scritto i giornali. In realtà ha solo avuto un mancamento in taxi. Qualcuno ha detto coma. Oh. Avete capito? Accogliete il vostro amato Alessandro Guddini. Oh, Alessandro, bravo. Alexander Gutkov, che tra le altre cose ha partecipato anche al doppiaggio di Cyberbug 2077, in qualità di supposta, credo. Terminiamo la presentazione iniziale dei conduttori con l'ultimo immancabile elemento, la soubrette bionda tettona. Accoglieto la splendida e sexy Allegra Michele, per favore, Allegra. Con tanto di mega zoom sui meloni ed è subito cinepanettone. Va, pure i fiori alla Sanremo. Hanno pensato a tutto. A questo punto la serata vera e propria finalmente inizia e sarà un continuo alternarsi di conduzione con siparietti cringe e le canzoni. Canzoni e siparietti. Ogni canzone proposta è una canzone pop reale della scena mainstream russa, interpretata dagli artisti originali, che in questo caso però canteranno il proprio testo tradotto in italiano, su una base riarrangiata ad hoc anni 80. La cosa più simile che noi avevamo in testa era la versione terrificante di... Ma qua siamo completamente su un altro livello, qua il livello è altissimo in tutti i sensi possibili. Purtroppo per motivi di copyright ovviamente non vi posso far sentire i brani, ma posso leggervi degli estratti del testo. Il primo brano è Crush, del cantante Daniil Pritkov, che per l'occasione diventa Niletto Niletti, che canta insieme alla vlogger Clava Coca, che è diventata Claudia Cocca. Leggiamo una parte del testo che hanno cantato in italiano, riadattato. Non sei nemico, ma non sono amico, io sono maniaco, io strozzo te. Tu non scappi da me, mia April O'Neil. Sarah Connor io sono, io venivo da te, sono l'acido tuo, ti ho sciolto nel tè.
È sicuramente una parodia, ok? Si sono sfottuti da soli portando un testo volutamente trash, in linea con la goliardia generale dello show. Vediamo di cosa parla il brano originale. Vediamo se c'è una traduzione del testo. Sì, c'è. You are not my enemy, but with you I am not friend. I am your personal maniac, I will strangle you. I due testi combaciano perfettamente. Le canzoni d'amore in Russia sono un po' diverse da come le pensiamo noi. Andiamo avanti. Non mi sono divertito così tanto da quando hai perso l'innocenza a Sanremo l'anno scorso. Ma va! Tra un siparietto e una cagata partono altre canzoni pop russe fighe nella loro versione anni 80, altrettanto figa. E qui cominciamo a notare anche il pubblico e i ballerini. Abbiamo la versione femminile di Prince, la versione maschile di Patti Pravo, un tizio con la maglia della Juventus e il morbo di Parkinson, poliziotto macho, Arlecchino Gabber e un papa in versione spacciatore colombiano. Che balla da Dio, tra l'altro. Sembra Fabio Rovazzi sotto acido. A questo punto, un altro appuntamento immancabile nei programmi della nostra Italia. Giochiamo a bingo. Il bingo, signori. Numero 68 e numero 66, 65, 67. Tutti i numeri estratti sono sempre 60, 60, 60. Man mano che la telecamera zooma sui suoi mappamondi. Coincidenze? Considerato che in italiano la parola 60 ha un'assonanza con il gergo russo Siska, che vuol dire tette, direi che sì, deve essere un caso. 60. A questo punto, ragazzi, che show sarebbe senza un po' di pubblicità? Cos'è? Pubblicità! Oh mio Dio, questi mi faranno chiudere il canale. Quando sei riuscito a trovare un amante? Perché ho tanto tempo libera. Buono, un detersivo che pulisce la vostra casa. Vieni qua. Bella idea. Detersivo buono, tanto tempo per amore. Ehi donna, facciamo pulizia. Ah! Prossima sezione. Chi volete vedere il prossimo numero, prego? Adriano Celentano Sussani. Maestro Albano, felicità. Pupo, gelato, cioccolato. E Umberto Tozzi, gloria. Rammstein, Mutter. Dopo un'altra canzone che peraltro prevede un rapper e un cantante lirico, sì, avete capito bene, e non è colpa del riarrangiamento anni 80, arriva un altro momento epico della serata. Quest'anno ci ha regolata una splendida telenovela. Quattro puttane. Benvenuti. La splendida telenovela Quattro puttane. Quattro? Elena Luce, Michele Luce, Eriana Nosa, Eriana Gorbacetti. Sta lavorando? La quarta sta lavorando perché è una puttana. Prima serata, ragazzi, Channel One, come se fosse Rai 1. Queste tre sono delle attrici del serial russo Chiki. Consideriamo che siamo su Channel One, quindi possiamo definire Chiki una fiction russa? Non ho mai visto una fiction in vita mia, ma devo dire che quattro puttane lo guarderei. Sì. Vi piace la pasta? Sì, prego. Adoro ravioli. Oh, ravioli. Fettuccini. Oh, tagliatelle. Le farfalle. Le farfalle con burro e formaggi. Adoro rigatoni. Rigatoni. Oh, con carne. Pappardelle. Pappardelle. Brava. A che come mangi pastiti italiani e duscin rezdile? Pasta! Ed ecco che inizia la challenge della pasta. A parte che quella pasta sembra di plastica, ma questo potrebbe essere un video di Maurizio Merluzzo. A questo punto arriva una sorta di cantautore. Enrico Carlacci, che è l'alias di Garik Karlamov, che è un comico russo, lo vediamo esibirsi in una performance piuttosto ridondante che però sembra divertire molto il pubblico. Canti e vale, canti e vale, canti e vale per me. E la gente si ammazza dalle risate. Canti e balli. Sarà mica perché i balli ha un'assonanza con la parola yevat, che vuol dire scoppare. E quindi la gente russa in questo momento sta sentendo canti scoppare, canti scoppare. Non lo so, forse sono io che ho la mente perversa. Andiamo avanti. Siamo insieme, addio quest'anno. Puzzolente, sì, spuzzo camembert francese. Ora, chiedo aiuto ai miei follower che vivono in Russia. L'hanno detto perché il francese che puzza è un luogo comune anche dei russi, o perché spottano la nostra rivalità storica con la Francia? O magari un teaser del tema del prossimo anno, magari faranno uno special a tema francese. Ora, vediamo un po'. Italiani mangia pasta. Fatto. Gestualità tipica italiana a c***o. Fatto. Richiami alle figure stereotipiche mafiose.
Fatto. Che cos'altro manca? Nel nostro studio, Sua Santità Pippa il Secondo. Il Papa. Ho visto bene o la sua vestaglia ritrae San Pietro con più muscoli di John Cena? Autorizzo il nuovo anno! Si festeggia l'anno nuovo accendendo una ciabatta e le Papa Girl si esaltano. A questo punto mancano ancora due cose. Una è una cover di cui sicuramente avrete sentito già parlare. Mamma Maria dei ricchi e poveri, che già lo sapete, in Russia sono venerati come delle divinità, più di quanto noi non facciamo con Pippo il Secondo. E si esibiranno Little Big e un ottimo cosplay russo per il Joker di Jared Leto. E qui il lampo di genio. Se per tutta la serata abbiamo sentito dei brani russi arrangiati in chiave anni 80 italiana, cosa si farà mai con un brano italiano? Lo si arrangerà in chiave stereotipica russa, ok? Rendetelo il più grande, fottuto capolavoro di internet del 2020, Mamma Maria dei ricchi e poveri in versione grabber di fine anni 90. Sì! Ma come ballano bene. Ormai siamo arrivati alla fine. Erano anni che non mi divertivo così. E per ultima ho lasciato non la sequenza finale dello show, che finisce con un duetto del conduttore e la versione russa di Poison Ivy. No, ho tenuto in caldo la scena più what the fuck di tutto lo show. Cari amici, sono contento di presentarvi il nostro ospite. Non c'è Sanremo o parodia che si rispetti che non coinvolga anche qualche ospite in un'intervista da salottino mega cringe. Ed è il turno di Alexander Pall, un attore trentenne che per l'occasione diventa Alessandro Pallini. Chi sarà mai Alessandro Pallini? Avete visto i suoi bellissimi film, anche se non li direte mai. Il grande regista e pornografico Alessandro Pallini. Bravo Alessandro. Oh mio Dio! Praticamente un Tinto Brass di 30 anni. Vediamo che cosa succede. Alessandro, come stai? Ho girato il mio nuovo film erotica. Sarà una vera rivoluzione. Ti posso far vedere in pezzettina del mio nuovo film. Oh, bravo, Alessandro, bravo. Alessandro, fantastica. Un film senza donne, soltanto uomini. Matteo, Alessandro, forza, 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 tutti! Oh, Alessandro Pallini, ciao. 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 Cosa c'è, cosa c'è? Oh, oh. Nudi. Perché? Perché da noi una cosa del genere non potrebbe mai andare in onda? Ce lo vedete uno show come questo in prima serata su Rai 1? Parlato in un'altra lingua. Tutti si lamenterebbero che siamo in Italia, parla italiano, perché siamo schifosamente etnocentrici. Ma a parte la lingua, si potrebbe fare solo edulcorando il contenuto per non turbare il cervello dei perbenisti, censurando le gag più esilaranti e spinte come quella del regista di film erotici. Eppure in Russia l'hanno fatto. Che cosa hanno loro che noi non abbiamo? Domanda sbagliata. Forse è quello che noi abbiamo che non va. Ad esempio, pensate che il Moige accetterebbe una gag come questa? Gli stessi che volevano bandire lo spot della Vigorsol perché punta su impressioni violente. Ti impressiona con un inaspettato soffio gelido che fuoriesce da una bottiglia e congela in modo raccapricciante il volto della protagonista, sfigurandolo completamente. È demenziale e di cattivo gusto e crea un forte turbamento tra i più piccoli. Il Moige. Gli stessi che hanno condannato il mio canale per aver inscenato un suicidio con un jack di chitarra. Si sono viste scene di impiccagione più realistiche nei film di Stanlio e Ollio. Cari amici russi, voi avete dipinto affettuosamente un'Italia che non esiste più. Purtroppo per certi aspetti e per fortuna per altri. Ma una sola cosa è certa. Nel bene e nel male, l'immagine che avete di noi è morta. È finta! Hai il tappino rosso, non mi sto per suicidare per davvero! È abbastanza chiaro, devo assumere un interprete che parli testa di c***ese!